Salve a tutti amici e ben trovati, io sono Smith Harry ed eccoci qui per un nuovo episodio di Crusader Kings 3. Siamo tornati con questo caro imperatore 32 secondo, pronto a continuare l'avventura di oggi. Allora, siamo al 5 ottobre del 1272. Nello scorso episodio ho fatto una crociata per la Siria che per ora è un po' problematica perché il nostro caro zio le stavo sorprendendo in questa guerra. E non so come fare, se fare un claim sulla Siria prima possibile così per avere la possibilità di avere la Siria per me dopo, o lasciar combattere, perché sono forse pari, 4.500 contro 3.003 sono pari, o appunto lascio stare però forse la Mirocco. Vediamo un po' come andrà. Io metterei per adesso questa guerra qui, la contrai con calma. Poi noi siamo anche espansi qui nel sud della Francia, in Provenza, intorno ai Tori, al Grande di Borgogna, anche un po' vendicandoci per quello che ha fatto. Perché una guerra sconfitta, perché banalmente ho preso tantissimi soldi pure, perché avevo 1.200, ho avuto 0, quindi penso di aver perso soldi e niente. Una questione d'onore che ho ribaltato. Creta che è indipendente, tu vuoi essere... Abbiamo dei claim pure su Creta, non sei male, ma non ci interessa. E vediamo un po' cosa fare oggi. Allora, io proverei a attaccare l'Aragona con la guerra del Ducato, non questo, ma per attaccare appunto Barcellona o Mallorca. Mallorca no, che è piccolina. Murcia o Valencia. Valencia sarebbe una bella, bella conquista, sinceramente. C'è Denia che appartiene a qualcun altro. Ma con questa guerra prendiamo un, due, tre città. Però anche in Spagna, un po' in Spagna, sempre in costa. Noi siamo sempre nella costa, un po' qui in Africa, perché i nostri vassalli siamo butti e espandono in Africa, nell'entroterra, però li stiamo espandendo. Io così cose confermerei e facciamo questa guerra con inferiore, meno 1.009. Questa non viene anche gli alleati. No, arrogante non vuole, compassionevole, compassionevole. Io sono stressato, ok. Calmiamoci, calmiamoci. Allora, manca lo Stuart. Maledizione. C'è due di Tripolitano di Provenza, che per 13. Lui è 12, ma è Spy Master, lasciamo lì. Anche se solo 10, un po' scarsino. E niente, mettiamo lui. Due Tripolitania, fai il tuo lavoro. Dai, ti do un Lannister. Ok, questa guerra la possiamo fare e la facciamo. E io sono stressato. Sono un atletico. Perfetto. Però appunto farei anche un'altra cosa. Ma non posso fare preghinaggio. Perché sono in guerra. Porca miseria, vabbè, non ci interessa. Sono pausa perché quelli facciano così in più. E allora, dove sono qui? Io avrei a Mallorca una testa di ponte. Meglio dell'altra, sinceramente. Quindi andrei a mettere qui la mia armata. Mettiamo di qui. Ok, a Menorca, a Menonna. Poi so che ne soldi, lo facciamo di 5 per questo, 10, ok. Non è l'Emiro, che però pochi uomini lasciamo, 1.200, lasciamo stare. Posso chiamare magari lui, no, lui ancora mi odia. Perché mi odi? E allora, chi possiamo chiamare? E allora, io prendo un vassallo, se ci penseremo dopo, ancora è piccolo. E posso chiamare allora Worms, quanti uomini c'ha? 1000, chiamiamolo. Chiamo Lady Nips, che ha 300 uomini. Sono pochi, però già poco qui, un poco là, faccio un bel po' di uomini. C'è anche questi qua, che ha 1.100 uomini. Li faccio con, ok. Altri posso chiamare? No. Posso chiamare i re di Siria, ma in guerra, lasciamo stare. Lei è la piccola contessa di Amsterdam, 1.100 la chiamerei pure. E la Conte Damiano, 1.500. Ma si chiama anche mio alleato a questo punto, va. Prendiamo un po' il prestigio. E ok, eccellente. Rise all here, ok. Vediamo che loro si stanno mettendo già nella costa. Quindi andando qui per attaccare poi Palermo. Good deal, eccellente, eccellente. Scusami, mettiti qua. Quanto due giorni, qui intanto stanno andando in Provenza. Sono tantissimi. E Recin, duca dell'Est Anglia. Mi dispiace lollarti. Ma questa armata, ci sbighiamo, per favore.
Dove vanno questi? No, voglio andare qui. Prima di tutto. Vediamo se magari qui troviamo qualcuno. 40 giorni. No, saranno ancora dentro Teros. Vanno verso la Provenza. Oi! Chi è che attacca Provenza? Chi è che attacca Provenza? Ma tu sei suo figlio, scusami, come si ricordo? Sì. No. Cioè, questo così che poi vassallo è. Fa parte della Borgogna, maledetto. Maledetto. Allora stanno scendendo, ok. Vediamo se riusciamo a prenderli perché partono loro. Perfetto, 72. Perché non ho un generale? Scusami. Com'è possibile che non abbia un generale? C'è il generale qui, è lui. Con che lingua era questo? Cioè, c'è lui, il generale è scomparso. Scomparso, ma che senso ha? Ma che senso ha? Io vado a prendere una guerra perché il generale è scomparso. Ah, eccolo qui. Meno 60 poi. Ma com'è possibile questo problema? Al motto di cancelliera. Mettiamo l'aereo che sta in Virginia. Magari mettiamo. No, mi costa tanto. Lo metto lui, sinceramente. Mettiamo pausa un attimo. E Spemas, mettiamo lei. Chi c'è lei? Che 12. Però lei è 21 in Calabria. Mettiamo lei, va. Ok. Io ho perso una guerra. Perché prima senza il mio vassallo, quello l'ha fatto nel Palermo sicuramente. E allora, le mie armate, cosa sono le mie armate? Sono 7.000 contro 16.000. E allora, vediamo un po', se io avessi, ma è qualche mercenario da mettere a Palermo, così, far perdere tempo a loro, mercenari. 2.000, no, 2.000, ma sono questi. Non so quanto mi convenga, questo è in Provenza addirittura. Vogliono farmi male. Seconda armata, quella da prima. Lui è impegnato, perché sei impegnato? Vassallo mio, sei il migliore. Io Vassa e Nike, King Paolo. Dai, che è pure il. Diciamo la. Ok, lo sono qui. Scusami, ma. E appunto. Ti vuoi attaccare a queste, scusami? Andiamo a prendere prima che. Dai che li intercettiamo qui. Seguitemi. Brava Margherita. È guarita. Li ho presi. Sempre meno 20, 18. Come possiamo? Questo hanno un generale che è eccezionale, scusami. Ma com'è possibile? Così bravo. Oh, è morto. E c'è lo sceicco addirittura. Ok, hanno perso ovviamente una guerra. Andiamo a prendere subito la capitale. Così. Si va veloci. Intanto arrivo anche i miei lati. Questo chi sono? Scusami. Ah, sono ribelli, maledetti. Che non ce ne sta più di tanto. Ok, sì. Sono una pagina di Fistup. Un po' sono un'icona religiosa, perfetto. Allora non li prenderò mai. O almeno, forse li possiamo prendere. Guarda come scappa i maledetti. Ok, cerco di evitare lo scontro con i presi. Meno 20. Spero sia. Per fortuna in superiorità. Sono alleati miei? Spero di sì. Sì, sono alleati, perfetto. Altra vittoria. Anche se siamo proprio con pochissimi uomini ora. Lo penso di meno, eh. 5.000 ancora ne hanno. E lui ne ha 2.000, che danno 3.000 uomini. Perfetto, davvero. No, 4.000 sono ancora. Andiamo a riuscire la capitale prima possibile, va. Chi è morto stavolta? Altro suo è morto, mi dispiace. Io non posso mettere lei. Chi è il migliore? King Paolo, fine torna qui. Perché sei andato sotto King Paolo? Non ho mai visto questa cosa. E allora. Qua stiamo conquistando. Dai, un po' di giorni. Intanto stanno girando per la Francia. Mi sono quelle che stanno acquistando. Molto bene. Venite ad aiutarmi per favore. Che qui le prendo. Incontriamoci qui. Andiamo a pigliare, dai. Andiamo a pigliare qua. Come scappano. Adesso sanno che io andrò di là.
Ma Claudia ha un show. È incinta di lui. Ma ti vergogni, Claudia. Si vergogni. Intanto fino a questa guerra devo anche pensare a come sistemare il mio erede. Ok, meno 29. Cioè, incredibile, questi qua sono fortissimi. E lui c'ha il boss, il boost sul vantaggio sui. La presa ostile. Meno male. Se no li prenderemmo. Dobbiamo sconquistare. Andiamo a prendere questi di qua. Dai, andiamo a sbrigarci in questa guerra, così ci vogliamo un po' il Caloduca di Valencia. Vediamo come va anche la guerra in Siria, ti prego fa che non abbia perso ancora. E no, ha resistito, per fortuna. Ha resistito. Però lui è molto forte. Se resiste mio zio e muore presto, ha già degli eredi. Un maschio. Una sorella è lui. Se resiste mio caro zio, potremmo provare anche a avere qualcosa in più anche in Medio Oriente. Prendici anche dei tori di nostra madre, per esempio. Andiamo a prendere questi di qua. Guarda come stanno scappando. Ciuccioloni. Ma come scappano? E vanno in mare. Prendiamo loro. Ok. Altra vittoria. Dove vanno questi ora? Oh, questi come andano a Palermo, sicuro come la morte. E infatti. Allora, ho un'altra perk, divento architetto finalmente. Ottimo. Facciamo duty focus. Duty focus potrebbe essere buono. O potremmo provare a migliorare la diplomazia con più prestigio. Non mi serve. Facciamo questo, si select. Devo architetto, entriamo magari a gusti. Chi lo sa. Qua stiamo conquistando, però devo sbrigarmi. Prima di conquistare una città, perché io so che lo mi prende una città subito. E prendo subito il re. Ah no. Ok. Paolo ti può andare. Metto io. Che non so perché, anche quando, diciamo, conquisto la capitale loro, niente. Niente, conquisto 2 anni. Cioè 2 anni che prenda il loro re. A me subito, pum, prendo il re, mi prendo il passa tutto, mi prendono. Ok, cresce bene Arianna. Che è anche bisexual, brava, brava papà. Matrilineare. E tratti ereditabili. Quelle, le cose importanti di questa famiglia. Lui ha 18 anni, russo ortodosso. Lui è genio. È ortodosso e greco. Carlos paranoico e ambizioso. Pascal. Non sarebbe male. Io lui posso anche metterlo come poi qua controvalenza magari se riesco a vincere questa guerra. Excellent. Non 5%. Ok, ma cioè, erano 5%, è un solo, cattura mio figlio, ok. Vedo tutto, ok, sì, ci sta, ma perché io a prima botta riesco a prendere il re o gli eredi e loro mi ci prendono tutti? Due me l'hanno presi, due figli, è incredibile, non mi posso vincere la guerra allora. Forza, vinciamo la guerra e ci sbrighiamo. Non c'è altro, poi stiamo arrivando lì. Che pensa sta qua sotto poi. Mi vado a prendere loro. Gli faccio male, basta, mi sono stancato ora. Che vende a sud, che io non riesco mai a prendere loro. No. No, Federico non è mio figlio, ma figlio di Landolfo. Mi ha fatto malissimo sta cosa. Cioè, mia moglie mi ha tradito. Dai. Vai re, combatti, fate che sei. 58. Dove è un'altra città? Che veramente mio figlio non è mio figlio. Cioè il mio erede, che lui è il mio erede. Non è mio figlio. Anzi, vediamo un po' come è la successione, scusami, che si cambia qualcosa. Io pensavo il titolo di Messina, Agrigento, Napoli, Roma, Firenze e Fo. Perché perde questi titoli? Issa, sei un rompiscatole. Cioè, mi metto le città importanti. Lui si tiene i titoli di Duca di Sicilia, Duca di Sicilia, Palermo e Siracusa. Lui pensa bene alla città.
un po' di sistemare in qualche modo, magari nominiamo duca magari di con un conquista, non va bene. Quali allora che sono un po' lenti. Però sono gli argonesi, sono al sud. Che stanno arrivando. Perché sono lasciato la città di Valenza, scusami, perché la lasciate? Lo so, sono lì, si andranno verso la capitale a liberarsela. Non ci veniamo a Valencia, che è importante. Ok, ecco che arrivano. E io so dove vanno. E io so dove vanno. 74%, e lo so, scappano i maledetti. Li pigliamo, vai. 74% sono in vantaggio, per fortuna. Se arrivano gli altri sono arrivati, ok. Le potrei anche togliere sinceramente, che non è un buon generale, però beh, ormai vediamo anche Lucante. Dove sono alleati? Nemici. Vediamo lui. Scusi, per favore, mi cambi il re? Mettiamo. Oh, eccolo qui, il mio caro generalone. Che lui sì che è forte. Lui ha fatto un buon lavoro, ok. Converte la fede anche qui. A Pavia, tu mi converti la cultura, continuiamo con... Andiamo sotto in Africa. Le nuove terre, vai a lavorare lì, sono 4 anni. Paolo, ma vai a lavorare. Ok. E allora, per la nostra città penso che avrei un bel boost. Nonostante io abbia perso, abbia due figli, è morto anche il sultano, che bello. C'è un bambino in pratica. No, Sofia, chi sei tu? A chi appartiene, scusami? È molto rivale, perfetto, meno stress, non so che lascia. Allora, gnocchi c'è come fisici, lui 17 ma non è granché, lui dei 10 ma no. Però non sono fisici, non sono davvero dei dottori, cioè non ho una conoscenza però. E prendiamo lui, Abilarbu, mi costa tanto ma prendiamo assunto. Ok, ripreso. E tutta la Valenza è stata presa in pratica. Andiamo a prendere loro qui. A Iniesta. Iniesta, Don Carlos Iniesta sta lì. Perfetto, prendiamo questa piaga. Qui non conquista, andiamo all'Arcon. Un po' di giorni penso che dobbiamo vincere la guerra, non se daremo due, abbiano i nostri due figli in carcere. Però per questo problema di sistema è anche la questione ereditaria. 93, così poco. Allora Valeria, Cuenca. Cioè qui non la conquista. Non la può conquistare questa città per favore? No. Andiamo a Cuenca. Lo sono seguendo i ragonesi da grande, bravissimi, bravissimo, hanno un po' di generale, questo qui è un po' un generale, 33 questo è. Ok, qua conquistata, penso possiamo vincere qua un poco. Avete la moschea. Allora, Trappi e Majesty, extend above my subject as sovereign ruler and equal in the realm, rest in part with the resplendent. Ok, quindi qua è un po'. Splendido deve essere prima sia prestigio. Questo, trenci. Sì, insomma, facciamo un po' di stress. No, facciamo un po' di pietà, che voglio migliorare la pietà. Voglio essere un'icona religiosa. Ok, abbiamo vinto. Enforce demand. Ok, disband all. Mettiamo tre. E allora questo lì qui io vorrei invitarlo da me. No, lui è. Ok, abbiamo queste nuove città che sono nostre. E allora, Pascal, che stai con mia figlia, che vuole essere anche un buon medico. Prima fai conversione, per favore. Diventa cattolico. Fallo per tuo suocero. Perfetto. Perfetto. E poi, Grand Title. Tutti insieme, io ti do. Non c'ho il duca di Valencia. 1, 2 e 3. Perché non c'è il duca di Valencia, scusami? Può
Posso crearlo io. Ok, creiamolo. E questo me lo terrei io. Ok. Chiediamo soldi al Papa. Anzi, non si abbassa questo. E montiamo i soldi. Ok. Poi, libera questa. Libera questo. Liberiamo pure questi di qua. Tu pure. Occhio, ho troppi ducati. Io sono della Toscana. La potrei dare a uno dei miei figli. Sono un po' di strane qui, però. Teniamo queste cose, per favore, grazie. Minuto in assoluto definito, due, no, uno ancora è qui. Margherita. Ransom, 125. Per mia figlia questo è altro. Allora, lei è catena siciliana, ecco. Però vestita così perché era lui ortodosso, ma era a posto. Allora, lui ma è già 58. E sono il tuo duca, quindi sei a posto. E lo possiamo togliere. Michele. Ancora un po' mi odio, so perché mi odia questo. Così, a termina voi mi lascia un buono. Maria, lo dobbiamo anche togliere sinceramente. Lui lo dobbiamo anche togliere. Arrogante o Carlos? Purtroppo Carlos non mi piace. Come tratto. Ok. E allora, quale perderò? Perderò Ancona che passa a lui. Cioè, ma perché suo figlio è conte di Frisia? Io questo vorrei capire. Io vorrei perché quel your claim. Io questo perché? Perché? Ok. Shy, impaziente, pure shy. Non mi preso. You will not be able to influence the meeting. Ok. Incontro fra i figli. Però perché io perdo Ancona? Cioè, questo cretino. Com'è possibile? Allora, posso anche togliere il titolo perché non è il mio posto diretto. Non è che non crei ducato, ma vabbè. Allora, pensiamo alla successione. Lui si prende solo il ducato di Valencia e Firenze con Toscana che va a lui. Per me può andare anche bene. Io potrei anche fare lui duca di Grand Title, duca di Toscana con Firenze. E un po' così lo cambiamo. Io sono stato va bene. Però così Toscana è pure qui. Poi un'altra cosa importante che potremmo fare, cercare di andare in pellegrinaggio da qualche parte. Andiamo a Gerusalemme stavolta. Ci costa. E nel frattempo a Palermo, che non va bene, c'è problemi qui forse. Fai questo, ok. Ah, cosa c'è a Palermo che non va? Sono control 32, così poco. Allora, io rischierei con la spada. Ok, sono ferito, perfetto. E ho perso, subito, però non era quello io. Comunque, 380. Come sono archetto in costa così tanto, mi costa. Upgrade. Ok. Agrigento di Messina a proposito, accusa accusa a Napoli. Allora, dedica il pellegrino dedito 10%. Pellegrino Wonderly, posso numerosi più 2 e Tetralico, Tetralic. Questo. Napoli. Ok, lei cresce bene. Abbiamo 18.000 uomini, sto crescendo poi come uomini. Metto. Ci pensa lei, che è drunker. Bravissima, sei come papà, 13 anni. Ma io vorrei fare Duca d'Ancona. Red title. Potrei fare questa cosa. Ok, sono pellegrino, perfetto. E poi a te Ancona. Revoco. Io sono il duca, tu sei mio vassallo, scusami. Intanto mettiamo una perk. Befriend scheme. Facciamo questo, facciamo patriarca. E non posso fare niente. Non è che Nucenzo. Revocat Vassal, scusami. Scusami. Lo
faccio per te. Non farmi guerra. Grazie. Ancona. Carissima Ancona. Ti levo che tiro. Scusami. Scusami. Così ti insegna a fare il figlio. Così te vado figlio lì. Vai, va. Che sei gatto siciliano e mi calci così. Ti devi vergognare. Che dai, l'erede e poi è Frisia. Allora. Invitiamo a cotto e no perché è incavolato. Va bene, si capisce. Va bene, vediamo, vediamo fare un po' di suoi, dai. Voglio rendere, voglio essere buono. Perché alla fine è buono come militare, potrebbe mettere la casa mia. Vabbè, ci potrei pensarci. Ancora il gruppo, sono città, che sono tutte due mie. Allora, che succede nella successione? Lui va Ancona e Valencia. Cioè più Toscana, ma tutto piglia, tutto. Vabbè, c'è una cosa. Diamo al mio caro figlio adottivo il ducato di Valencia. Che lo vuole tanto. Grande title. Duca di Valencia, giusta? Ecco qui. Perfetto. Cattolico greco, erbalista, malato, voglio non mi morire. Ma non proprio più un figlio almeno. Che sia di Messina. Comunque Valencia è pure nostro. Abbiamo qui un altro ducato. Valencia che poi sarà il titolo reale e il regno di Sultano di Valencia. Che andremo a prendere. Andi Toledo, sta qui Toledo. Declaro vola, che sono belli questi. Per il kingdom. Ci abbiamo questo, Valencia. Questo è bello, proprio per il ducato di Valencia. Che è solo Toledo, Teruel. Quindi andrei per la contea a questo punto, scusami. Lo vuoi per Teruel? Confermiamo. Confermiamo. Prima però di fare questo. Allora, tu dove è il figlio? Diana cresce bene, ci ho portato subito. Mio figlio, Fanny Spruce, fratelli ereditabili. Lui se ne ha due, ma però è anche loco, se non piace. Genius. Su. Però non sei troppo vecchia. Age. A lei la più giovane addirittura. Eh no, 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 non ce la facciamo. Magari sveglio come è quickie e intelligent. Ok, lei ha 8 anni, ne ha 14 di differenza. Russa, iconoclasta. Lei ha il telefono. Lei ha 13 anni, siciliana cattolica, non sarebbe male. Qualcuno che ha più tratti magari? No, sono tutti dei genti. E io direi di prenderci queste core, uffo, che siciliana cattolica, che è dirigente, chiottone e abol, umile. Lei è stato intelligente, russo, però siciliana che è già. Ok. Ti vorrei sposare. Allora, sono in guerra contro loro, scusami. Contro Toledo. Mettere le nostre armate qui. Tu un bel controllo, continua il controllo a Palermo, che è molto basso, non so perché. Military, anzi per gli attacchi, tutti attaccano Palermo ogni volta, questa è una gran rottura. Anzi no, Telerun dove sta? Sta qua. Muoviamoci qua invece. Rise all here, quindi loro arriveranno da qui. Li vediamo arrivare. Allora sono 4000, sono inferiori a noi tanto. Abbiamo qui il nostro Marshall, per fare che lui è ottimo. Re Monson. Loro ancora non si sono formati. Io sono anche con qualcun altro, no? Hanno alleato. Con lo stesso, ok, perfetto. E non hanno niente ancora. Ok, da prendere rule. Per ora. Ecco che arrivano. Azual, cosa sei? Valese Butro? Ma sei 21 marziale. Andiamo a prenderli per favore. Siamo il doppio di loro.
Allora, già come cerca di assediarci, maledetti. Lui deve essere un buon generale, in effetti. Però le mie conversation no, meno 7, peccato. Io counter. Bel 21, dovrebbe essere anche cavaliere, in effetti. Arrivano, li pigliamo. Perfetto. Perfetto, è molto in marcia, vento giusto. Lei è 20. Lui 21, lei è 20 ed è duchessa. Mettiamo lei, però al caso se fecito ci mettiamo. Ok, non c'è nessuno, siamo meno 15, questa vince per fortuna. Subito, fermati. Nelle mie armate. Ci mettiamo lui. Perfetto. Andiamo a prendere questi di qua. Lo stanno girando qua. Andiamo a prenderli. Sono divisi di nuovo. Non so che sono troppo divisi. Io non vorrei neanche dividere, sinceramente. Perché andiamo a prendere questi di qua, va. E qua andiamo a Terul. Presi, perfetto. Perfetto. Vai a prendere Terul, vai. Gestiamo un po' di giorni, un mese. Dove sono questi? Sono scappati. Ricompaiono prima o poi. Lo so. Eccoli lì. Andiamo a prendere l'Alacon, che è aragonese. Guarda come scappano, maledetti. Stanno sempre a scappare, sì, maledetti. Ripigliamo, per favore. Oh, perfetto. Però sempre meno 15, non riusciamo ad avere vantaggi contro gli islamici, eh. Sono molto più infervorati, non infervorati forse. Andiamo alla Kaz. Ok. Allora, la successione intanto come successione. Lui prende un'Ancona. Perfetto, almeno nel centro Italia non si prende. Per fare questo, passa, penso. Siamo in guerra, ma rischiamocela. 75%. Proviamo ad andare da qui, più vicino, a Calatrava. Non ci fa conquistare Calatrava, non so perché. Lì moriamo. Che bello. Le armate non ci sono per ora. Un paio di giorni, bellissima, viene a capitare a questo punto. Non so se ancora con qualcun altro, forse loro. Sì, dammi i soldi. Messi qui, ci sta. Basta non prendono le mie armate, Normandia. Ah, la Francia, ah, la Francia. Sta pure qua. 900, penso forse possiamo farcela come capitale, forse. Ok, questo è sultano. Però aspetta. 68. Sempre perfetto, 200 in più. Non si sa mai. Qui disbandiamo. Andiamo a casa. E Valencia è tutta la nostra parte, Denia, che sta qui, che resta come impero. Ma Valencia è nostra, e per fare il regno dobbiamo attaccare forza Aragona. Ma già in Spagna siamo anche un piccola parte, è nostra. Ma di nuovo qui sono questa, l'Abd. Ma com'è possibile che l'Abd passa da... è mia, poi ripassa a loro? Com'è possibile? Augsburg se l'è presa. Io lo so, come impero cercare di sistemare la situazione, però siamo quasi pari, siamo 12.000 e 14.000. Loro sono in guerra, però contro chi? Contro la Polonia. Despoti Polonia. Per cosa? Si vogliono espandere per la Polonia, oddio mio. Questo non va bene. È il momento giusto di fare guerra al sacro Romano Impero. Ma per cosa lo attacchiamo? In Mediure c'è solo Mantova. Compresa la contea, penso. L'Abda Denia, però bene Denia in effetti. Io claim sono... che claim c'ho? Hybrid. Beh sì, potrei prendere Hybrid, sinceramente. Potrei provarci. Potrei provarci, c'è pausa. E allora...
Non è vicino alla capitale. Tanto ormai prendere la città che noi vogliamo non fa più di tanto. Credo che non mi interessa, che si interessa. King on BC, detto che è anche vicino. Perfetto. Dammi so. Aspettiamo un poco. Perfetto. Con la Siede siamo già 5.000 uomini in più. Più o meno uomini in più. E sono lì vicini e posso conquistare la città. Vediamo un po' se andano lì i Pirlo o se andano qui. Ancora non ho fatto niente. Speriamo che attacchino lì. E per noi ibridi però abbiamo una contea. E una testa di ponte anche interessante. Cioè abbiamo città un po' ovunque avremmo. La capitale sta qui, Duncan. Una festa ci costa, va bene. Welcome friend. Ok, ma sono intanto i due essere qui a che parte sta come impero che sta attaccando. No, dietro attacchiamo la capitale. Benissimo, attacchiamo qui. Vengo qua, scusate. E ok, vediamo un poco. Ok. Lui concilia lavora forse. Perfetto, si lavorano tutti. Io sono migliorato. Vediamo l'imperatore? No, ovviamente. Però sono reddito per 100 già. Mi piace questa cosa. Qui stanno attaccando la Siria. Sta qui. Ok, niente, non attacca. E noi continuiamo ad attaccare invece il Sacro Romano Impero. Andiamo Limburg. Dai, tombe più 4. Ok, Federico è skill e tattica, formina Bernard e mite. Oh, un bel soldato sta questo. Sì, urca. Del lavoro Paolo, appena finito la Paolo, del lavoro, bravissimo. E tu mi continui a fare allora. Aguaria 4-4 anni, mi dispiace ma devi fare tu il lavoro sporco. Re di Sardegna. Questo non so da quale impero, non penso. Sono dei passati rivoltosi, ok, 35. E che è passato? Aspetta, ma quello è. No! Ma no! Ma tu sei un maledetto! Tu mi fai la guerra a me magari. Non ti rischiare. Cioè guarda questo che si è alleato con l'impresa come imperatore. Andiamo a posto. Ok, eccellente. Ovviamente ma fa schifo. Ma io quello l'ammazzo. Non può venire lui. Non può venire che sono vassalli. Allora lei ha 18 anni. Avere un bel marito non sarebbe un bel marito. Però hanno intelligenza, cioè un tatto qualsiasi. 20 anni, Hell, c'è anche l'alleanza con Colonos. 2000 uomini. Però Martina aspetta. Faccio sempre lui, perfetto. E sono alieni in Francia. 2000 uomini, alieni in Francia. Si potrebbe fare. Ora aspetta, io ho intenzione di fare l'alleanza col Regno di Francia, scusatemi. Ah, si è sposato, maledizione. Non ci voleva questo, mentre l'altro pure. Tutti sposati, e sono belli, cioè è bello questo, ragazzi. Cioè, questo è. Aspettate, forse. Lei è bella. Si è impomata, è bella. E lui è bello, è bellissimo. Facciamo questa guerra veloce. Vediamo un po' con poi con chi sposare le nostre figlie per fare l'alleanza buona. 38%. Chissà come impero, dove sta? Ah, qui c'è la Frisia. E Mantone è mia manto, tanti, scusate. Però maledetti. Trento, attacca. Frisia contro. Comunque in guerra, scusa, in Frisia. Ma contro i rivoltosi, forse. Perfetto. State lì a fare la guerra contro i rivoltosi. Mentre io vi conquisto. Vi conquisto tutti. Sì. Poi sono tante baronie che posso divertirmi. Chissà come l'impero ancora non c'è, perché è in guerra per la Polonia. Penso sia per questo.
You enter the room and break up the fighting. Ok, blocco la fede di Diana e Federico. Diana, che succede? No, voglio fare pace per loro. Ok, una volta perk, divento perfetto, mi viene in famiglia, perfetto. Non so, l'imperatore c'ha 46 anni, sta crescendo bene. Qui mi ha conquistato un 53%. Prende Metz. Ma l'asilia, che cavolo sta a fare l'asilia? Cioè, non è in guerra con nessuno, penso. Sì, non è in guerra con nessuno, ma che sta a fare l'asilia? Cioè, lì è entrata tranquilla a casa sua. Ma fammi l'acquisto della città di ibride e poi ti pagherò come si deve, non lo so. Cosa che non c'è problemi. Allora, ignore no. Proviamo questo di qua. Ok, Riccardo, perfetto. 75. Ok, ora non attacchiamo. Andiamo a prendere questa città allora a questo punto. Ok. Sono 5%, cioè cala così all'improvviso. Vergognatevi. Mia figlia, pure lei, come sua madre, dai, ma cosa fai? Perché? Perché vi tradite? Oh, qui mi attacco, attenzione, mi 29, ma sembra andare fortuna tanto. Contro chi è questo? Odaringe, te la pigli in quel posto, da lì. La conquista è mia. Ah, che ancora sono in guerra forse. Vediamo un po' Odaringe, con chi è in guerra Odaringe? Usurpare il re, lancio così qua. Ma allora perché mi attaccano a me? Ok, sono contro il tuo re, però. Oh, non mi faccio un attacco così. E arrivano. Lui ha 1200 uomini. Mamma quanto è brutto! C'è il testone! Accettiamo! Ma c'è il testone, c'ha! Non si può vedere. Ok, 56%, non faccio niente. I domini imperatori, questi sono i domini diretti dell'imperatore. Linsburg. C'è la due città questo. Perché cala così improvviso nel conquisto? 63, ora cala. Ah, perché non c'ho attaccato lì. Lo so, ma. Oh! È morto la Siria! È morto la Siria! Il re di Siria è morto, perfetto! Perfetto! Io potrei provare a fare qualcosa, speriamo un po'. Ok. Allora adesso lì, vediamo un po' cosa c'è qui. 148 uomini. Guerra, non c'è niente. Vediamo se potete qualche matroncina subito. Anche la più scrausa, più scarsa. 06. Sì, qua dai. Perfetto. Perfetto. Ci facciamo qui sono anche la città, che è il nostro obiettivo, noi azione contro di me, proveremo quale sarà. Questa è il 5%. Io intanto sono qui solo alla grande. Veramente alla grande. Loro attaccano la città. Perfetto, ci sono un poco. Ah no, 100 manganelle, ok, sono 7 mesi. 7 mesi, intanto i miei andranno un po' ovunque. Lui è come messo in guerra, ok, è messo a posto per ora. Sta ben difendendo. Mentre questi qua chi sono? Pesanti, pure ai paesani. 6.000. 6.000 uomini paesani, maledetti paesani. Lo devo lasciare subito qui. E andare ad aiutare contro i paesani che sono una rottura di scatole. Ci stiamo 5 mesi.
94. Non guisate territori con loro. Aspetta che fanno guerra tra l'altro contro loro stessi. Ah, che sono pensato come impero. Perché? Boh. Comunque qui mi piace. Ok, la guerra è vinta. E forse ti manda. Qui sto vedendo sta guerra che succede, scusami. Non prendo soldi, facciamo questo. Dove, non lo sto liberando, ok, dove sono le mie armate tutto questo? Ne ho due. Allora, posso, potrei anche disbandare, sinceramente. Non mi servono più. Sono indietro un nemico. Però intanto l'Italia è pure qui. L'Italia è pure qui, ok, disband questo, perché non mi interessa. Lui è morto, c'ho prio, c'ho tanto prio. Cerchiamo di vincere questa ultima guerra qui. No, tipo Britannia? No, cioè allora la razza con mia moglie, scusami. No, non ho capito cosa è successo, va bene. Dove esco? Dov'è la mia armata? Dove stanno i pirla? Ah, sono qui, perfetto. Andiamo a finire questa situazione che non mi va. Guerra vinta. Ok. Io sono guerra un po' con tutti, mi sa. Girona. Cioè, cosa voglio conquistare? Ah, perfetto. Vai, vai, figliolo, andiamo a conquistare. Ok, diamo un attimo pausa. Allora, guarda perché facciamo i schemi personali hanno più successo. Ok, poi qua possiamo fare anche tu la gestage e mettiamo uno, due, uno solo. Genius, sinceramente. Cerchiamo di vincere questa guerra. Andiamo subito contro l'Aragona. E poi vediamo di sbrigarci. Che succede? Perché sono qui? Alla Francia ha preso l'Aragona. Ah, maledetti. La Francia ha preso l'Aragona. La Francia è l'altra che ci romperà un po' le scatole a questo punto in Spagna. Ci ha preso come impero nel Medio Oriente, e un po' anche in Africa, e in parte in Italia. E poi la Francia che sta in Spagna. Però possiamo sbrigarci, secondo me. Allora, io non ho preso ovviamente il sultano, ovviamente, come sempre capita, loro prendono subito la città e prendono il meme, cioè io no. Io sono davvero in debito. Ma vabbè, quando non attaccano. Andiamo qua. Andiamo anche le fazioni contro me, scusami. Fazioni contro di me. Ho 4% di avvalenza, ok. Re d'Africa vuole. Want independence. Oh, cavolo. Allora, faccio. Tu cosa vorresti, scusami? Duca di Gerit. Grande pazzo, penso che il Gerit ce l'ho io forse. Vediamo un po'. No. C'è Duca di Gerit, dove sta? Il Gerit non è mio, scusami. Gerit è la Tripolitania. Ah, perché c'è il Duca di Gerit, quindi dovrei fare Africa tutta a lui. Te lo do. Grant Vassal, anche però così non va, mi piace la cosa. Ire d'Africa, ah, 2000 uomini, che posso fare? Grant Vassal, la Tripolitania è tua. Ok. Io non sono qui, con la mia armata a fare guerra. Altre fazioni. Queste di qua. Re d'Italia. Liberty Faction, cosa vuole lui? Pensavo io alla Toscana. E non gliela diamo. Grant Vassal. E lo facciamo qui per una volta. Qui abbiamo preso. Qui non si può conquistare. Tanto però l'Aragona ha perso tantissimi territori e presto sarà davvero misera. Molto misera. Oh, ecco lì. La nostra occasione di fare qualcosa. Siamo un debito grosso, grossissimo. Non ce la possiamo fare.
L'avevo già conquistato, certo, mi sembra. Ok, 78. 100%. So be it, disbandol. Maledetto. Maledetto. Mettiamo 3. Allora, a questo di qui, io non so, gli ho dato equità e lui mi fa anche questo. Ok, mordere mi sembra molto difficile. Vediamo un po', aspetta, c'è qualcuno da invitare in casa. Invitiamo. C'è tanta gente da invitare. Tipo tu che vuoi dare stesso, Bernardo che forse manca i soldi, sì. E allora, prima di tutto finiamo questo schema perché è 2 anni, sì, ma possiamo lasciarlo. E allora, ragazzi, siamo nel 1184, il 9 ottobre. L'Italia si espanse anche in Spagna, mentre in Africa continua la sua avanzata. E in più, con la morte di Siria, che aveva solo una parte perché l'altra Siria era scomparsa, vorrei poi conquistarla, ha preso molti territori, ma abbiamo una bella testa di ponte qui in Medio Oriente pure, oltre che il... Dov'è? Dov'è la mia Italia? Scusami. Ah, ecco, la mia Italia che sta qui, la zona della Russia, diciamo, sotto zona Estonia, Lettonia, Lituania, insomma, stiamo qui pure noi. Abbiamo una piccola città vicino alla capitale del Sacro Impero, e questo è pure buono, va bene. E in Spagna siamo belli larghi, dai, non possiamo vantarci. Duca di Valenza si sta espandendo. Scusa, perché sei in prigione? Arianna, sei adulta, te lo meriti, scusami. Però ti prego, perdoniamola, dai. Perdoniamola, perdoniamola. Ransom 50, non accetterà. Per un favore, sì. E accettiamo, dai. Dai, su, questo è anche bello. Ti ho fatto diventare duca dal nulla e non mi fai questo. Non ti devi vergognare. Ok, e allora in accento, dammi il centro, perfetto, quello che mi serviva. Ah, posso chiedere un sacco di soldi, penso. Qua 50. Facciamo prima questo, va. Chiediamo un po' di soldi, così quando ritorneremo avremo più, almeno un po' di soldini, va. Ok, 20, 10 e Aldaspert 10. Ok, e così qua, dai, vendi qua, dai, perché se è buono c'è anche lo sconto. Siamo 114, posso chiedere soldi al Papa, perfetto. Adesso sono anche le icone religiose, se moriamo prima, perché noi abbiamo 50 anni. Però dovrebbero essere icone religiose. Questo è il punto, qua solo ora, ok. Firenze è nostra, non ci interessa, così ora ci penseremo dopo. King Marian, Duca Pasquale, ok. Maria vuole un posto. Vorrebbe un posto. E a lui prende lo steward. Ma quella che mi ha più problemi è il Deferiu. Deferiu che vorrebbe. Lui cosa dovrebbe essere? Vorrebbe essere un buon. Mettiamo qua l'intrigo su un, sì, magari lo facciamo felice. Vediamo un po', meno 21. I titocrei da meno 20. Però è il rivale meno 60. È il rivale proprio. Però cerchiamo un po' magari di migliorare il rapporto con lui in questo modo. Ok, sto facendo lo sway, perfetto. Quindi adesso va bene così. Qui mi ha fatto tantissime cose. Qui non fa niente. Un po' la Calabria. E insomma, ragazzi, l'Italia davvero, l'impero italiano, anche se manca alcune parti a causa del grande papa, che un po' non ci vuole bene, dovrebbe essere anche vassalizzato in qualche modo, meno 112, perché lui è bishop meno 50, non è de jure, come sta il papa, sta a Benevento, Benevento maledetto. Ai 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 ai. Vediamo un po' cosa fare. Certo, l'espansione in Spagna si deve continuare per formare poi qui il regno. Così che diventi anche io regno di Valen re di Valencia. E potrei così avere un vassallo qui diretto. E cercare poi di dividere bene il mio impero. Con questo non abbiamo più potere, abbiamo anche i rapporti qui con quei vassalli. Ovviamente con l'aumento del mio potere si sono un po' arrabbiati. Vabbè, non ci penseremo dopo, Venezia addirittura. La successiva come fa? Alcaro, Duca di Toscana, Istria, ci va solo Messina, ancora Messina. Mentre tutto il resto va a mio figlio, questi qua sono contenti. Io a lui vorrei dargli qualcosa. Cioè, già, aspetta, prendo conto mio. Io ho Grand Title, gli potrei dare. Gli potrei dare Roma. Però mi dà tantissimo. Napoli, Poké, Terul e... Terul e Ibrid potrei dargli. Potrei dare Terul e Ibrid, così che va. No, però ci sei troppo di 69. Mettiamolo.
acquisito più territori. Andiamo di Foucault, che è una città qui in Francia, fa un po' di esperienza. Ok, no, se è stato, vedete che sono molto ambizioso, ma ci sta, perché fare un po' di esperienza ci sta. Io ho anche una città, ne ho tantissime. Lui magari potrà anche lavorare per sapere un po' la situazione qui della cultura, della lingua, della regione. Ma noi qui ci salutiamo con il nostro caso Alcredi II, imperatore d'Italia, che a 50 anni si appresta a diventare un grande, a creare le basi di quello che può essere un grande impero. Con lui, nato giovane, potrebbe anche arrivare ad essere un po' di virtù, così una icona religiosa, così da consacrare anche nel sangue. Lui che è una leggenda vivente addirittura, e che presto, dico presto, prova anche a fare guerra al papato. Perché veramente mi sta stancando. 10.000 ore. Lui ha tantissimo oro il papa, e questi lo ha tanto oro. E tra le sue armate vengono tutte dai mercenari. Ma è questo. Io lo conti ancora tra rulle ibrid. Ancora quella mia Ancona, scusami. Sì, ancora mia Ancona. E poi potrei dargli questo a mio figlio, Foucault. Oh, c'è una cosa. Io sono stressato, ma revoco title. Lui non è... No, c'è una cosa. Grande title. Io rischio di essere stressato, ma devo farlo. Ancora 9 canonità perché nella partizione va dal tuo figlio. Ah, perché lui si chiama Toscana e Bianca Ancona, maledetto. E niente, là. Siamo in questo anno. Dobbiamo cercare. Ma lasciamo anche la città di Bonaparte, potremmo anche lasciarla. A questo punto, ecco, c'è sulla Sicilia. Come te controllo in Italia, e avere varie basi tipo qui in Spagna, a Ibri, insomma, vedremo un po' cosa fare. Comunque, io vi saluto, io vi lascio un like, a commentare di la vostra, se avete fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se c'è notifiche dei video che usciranno, e vi ricordo anche se mi su Twitch, dove è live, e su vari social come Twitter, Instagram, Facebook, così per sapere di più sul mio lavoro. Detto questo ragazzi, al prossimo episodio, nel prossimo interri, passo e chiudo.